Oh, un altro giorno, un'altra famiglia che verrà ad adottarmi, signora delle adozioni, chi... Oh, eccole qui. Salve! Salve, ciao, sono l'unica bambina del centro, quindi sì, dovrete litigarvi per me, come ogni volta. Buongiorno. Oh, salve, siete qui per la bambina? Sì, sono qui per la bambina. Oh, ma anche io sono qui per la bambina. Lei non dovete neanche guardarla. Mi sembrate due persone molto diverse. Molto, molto diverse. Questa ditta mi sembra ultra gentile, tu mi sembri un po'... E che cosa saresti? Una mamma un po' spericolata? Mamma calda contro mamma fredda? Ma io non lo so, guarda, tu ti surriscaldi troppo. Esatto! E infatti è quello che stavo dicendo, più Dio, che paura che mi fa. Beh, ma io ho il diritto di adottarla tanto quanto lei. C'ha ragione, poverina. Signora delle adozioni, chi mi prenderà per primo? Sentite. Sarai tu, mamma impazzita. Tieni la bambina per una settimana. Oh, va bene. Come mi hai chiamato? Scusa! Ora ti prendo... Oh, ferma! Fermala! Fermala, mamma fredda! Oh mio Dio, questa qui vuole proprio mettergli le mani addosso. Non si permetta di mettermi le mani addosso. Ecco, infatti, oh, mamma, andiamocene, calmati, eh. Rilassata, devi fare un corso per, non so, gestire la rabbia tu. Madonna, poi sei anche la prima che viene a prendermi, non ti dovresti arrabbiare così tanto. Io ci tengo a queste cose. Comunque avremo una settimana da sballo. Oh, ok, figo, mi piace. Sì, woohoo, una settimana da sballo. Anche io voglio fare una settimana da sballo. Possiamo iniziare adesso dalla settimana. Che cosa vuoi fare, mamma? Per prima cosa, tu non puoi uscire con me vestita così. Non ci pensare neanche. In che senso? Io mi piacciono i miei vestiti. Ogni volta fate qualcosa con i vestiti. Ehi, che come mi devo vestire? Andiamo nel negozio di vestiti, ti faccio vedere io. Ok, ti devi vestire come una vera dura. Oh mio Dio, questa qui adesso mi farà diventare un gangster. Che cosa sta succedendo? Ok, mamma, arrivo, eh. Che dici, così ti vado bene? Guarda, mi piace anche il gelatino che c'ho nella maglietta. Secondo me ci sta, è un po' stiloso. Non pensi? Quello è un gelato sulla maglietta! Eh sì, te l'ho appena detto, è buono, vero? È uno di quei magnum. Che schifo! Ma come che schifo? Mamma, ma io mi sono messa questa maglietta perché mi piace. Noi mangiamo solo cose calde. Davvero, non mangi mai gelati? Torte gelato, qualche bevanda fredda. Niente, ma così sei stranissima. Cambiatela subito. Ok, oh mio Dio, oh, quanto permalosa. Ah, così mamma sembra abbastanza una dura, ti piace? Dai, stavolta sarò rossa come te, non mi puoi dire di no e non ci sono nemmeno gelati. Ora va bene. Inizia a piacermi. Ok, beh, sono felice, è quello che dovrei fare in teoria. Ora possiamo andare nel mio posto preferito. Il tuo posto preferito? Seguimi. Ok, ogni volta che mi parla sta tizia mi sembra più arrabbiata di prima. Ho paura di dirle di no. Lo skate park, solo i veri duri vengono qui. Guarda qua. Woohoo! Oh mio Dio, mamma, stai attenta, oh Gesù. Oddio, che salti. Oh mio Dio. Attenta, attenta ai cavi sopra. Oh mio Dio, quanto mi fa paura. Adesso devo pure seguirla, vi rendete conto? Ok, ce la posso fare. Non ce la posso fare, aiuto. Ok, ce la sto facendo invece, Mamma, riuscirò a fare questo salto? Vediamo. Oh, guarda che figa che sono. Oh mio Dio, qui rischio davvero di farmi tanto male. Però ci voglio provare un'ultima volta. Mamma, mi stai vedendo? Guardami, sono una figa, posso fare un sacco di roba. E sono brava quanto te. Allora, ok, pronta? 3, 2, 1. Oh, guarda, ce l'ho quasi fatta. Mamma. Che dolore, cacchio. Penso di essermi slogata una caviglia. Mamma, aiuto. Non volevo fare lo skate, non avrei mai dovuto farlo. Ma che, dai, è solo una piccola caduta, rialzati. Non posso, mamma, non ce la faccio. Mi sa che devi chiamare un'ambulanza. Ma che ambulanza, ti ci porto io. Mamma, non penso sia l'ideale andarci in moto, visto che... Oh, ti prego, non farmi cadere. Sono già caduta una volta e ho ancora la caviglia dolorante. Per favore, portami semplicemente all'ospedale. Mamma, oh mio Dio. Io, questa qui mi farà morire, oddio. Oh mio Dio, qui c'è l'ospedale. Questa tizia mi farà davvero morire. Ha portato la sua moto qui. Ok, mamma. Senti, non è che potresti portarmi qualcosa da mangiare? Sto davvero tanto male qui all'ospedale.
Ah, subito! Oh, meno male, almeno questo lo puoi fare. Una bella pizza! Oddio, la pizza non è la cosa più leggera del mondo, però immagino che mi tocchi. Ecco qui! Una bella diavola con salame extra! Oh mio Dio, è pure piccante, fammela assaggiare! Oh mio Dio, mamma, ma sta prendendo fuoco! Sei così esagerata! Ho bisogno d'acqua! Acqua! Oh mio Dio, sento che morirò fra poco se non prendo dell'acqua! Oh mio Dio, aiuto! Non c'è una goccia d'acqua in questo posto, vabbè, ruberò un biberon dai bambini! Oh mio Dio, era troppo piccante quella pizza, eppure caldissima! No, no, questa qui mi ucciderà se io continuo a stare qui. Tieni, bambino, questo è tuo! Ok, devo andarmene, devo tornare al centro adozioni. Già di ritorno? Già di ritorno. Quella tizia mi ha fatto dannare le pere, passare le pere dell'inverno. Sono ancora triste. Dov'è l'altra mamma? Voglio passare una settimana con lei adesso. Guarda che è proprio qua. Oh, ciao mamma fredda. Oh mio Dio, vorrei passare un po' di tempo con lei. Possiamo, per favore? Quella lì mi ha fatto fare un sacco di roba. Mi ha fatto appendere ai fili con lo skateboard, cambiare vestiti così. Troppo, un po' brutti. Certo, andiamo a casa se ti va. Wow, sì, vedere la tua casa, andiamo. Però prima, fa freddo fuori. Che ne dici di metterti qualcosina in più? Oh, cambiarmi pure con lei. Va bene, prova a mettermi una sciarpa, ok? Mamma, ho fatto come Soro? No, anche dei vestiti più grossi. Oh, Gesù, questo qui mi farà sudare come un cane, ok? Oh, sto già sudando, mamma, mi hai fatto nascondere le orecchie sotto questo cappello. Ti rendi conto? Poi ho dei jeans grossissimi. Ti prego, andiamo a casa, ho bisogno di un po' di aria condizionata. Perfetto, ora possiamo andare. Anche se non abbiamo l'aria condizionata a casa. Cosa? Ma tu sei pazza, non avere l'aria condizionata? Ma come fai a resistere a tutto il caldo? Io non ho mai caldo. E poi viviamo al lago. Oh, ha una casa sul lago. Wow, che figo, voglio vederla. Wow, questa sarebbe la casa sul lago, è fighissima. Ma tu dove dormi quindi? Oh, io dormo di fuori. Di fuori? Cioè di fuori? C'è una stanza fuori, qui. Qui? Oh mio Dio, dormi in spiaggia tu tutte le notti, anche se è inverno, scherzi? Ma mamma, è il posto più fresco del quartiere. Immagino. Ma senti una cosa, visto che quella mamma era tipo, soffriva molto il caldo ed era tipo sclerata, tu cosa fai per divertirti? Anche io dormirò qui, lo so. Oh mio Dio, ma seriamente, ma sono coperta con 6 strati di vestiti. Leggo. Legge e basta. E a parte leggere, leggo ancora. Ho capito, ma qualcosa dovremmo pur fare. Non è che perché sei la mamma fredda allora non fai niente per divertirti. Qualcosa a parte leggere, su. Ah, beh, mi stendo qui fuori. Oh, Gesù. Per quanto riguarda il cibo, sentiamo. Cosa mangi? Ti piacciono le pizze o i gelati? Gelati! Oh, figo! Beh, sì, anche a me piacciono i gelati. Qualche volta una pizza ci vorrebbe. Tipo questa Coca-Cola ghiacciata è molto, molto buona, lo sai? Ah, e poi noi il cibo lo procacciamo da soli. Cioè, vai a caccia! Cioè, te lo fai tu il cibo, va? E che cosa prendi? Pesco qui, sul lago. Oh mio Dio, quindi fai tutto tu. Raghi, ma queste mamme sono una all'opposto dell'altra. Sono proprio tanto diverse. Aiuto. Ah, oh, si è seduta, si sta rilassando. Quindi mamma, che cosa ne pensi tu? Beh, di come sono vestita io. Di quello che è successo prima con la mamma calda. Mamma? Mamma? Ragazzi, mi sa che è entrata tipo in trance. Questa qui, oddio. Questa qui non risponde quando medita. Sapete che cosa? Io ho capito che sono entrambe due mamme strane. Me ne torno al centro adozioni. Voi che cosa preferite però? Mamma calda o mamma fredda?